Siamo, no, abbiamo veramente un grande giornalista. Il figlio deve raccontare le ricette della mamma. Esatto, e abbiamo avuto un grande chef. Io posso dire solo che nel mio libro sono le linguine di Donna Clelia. A parte le linguine, parliamo di totene e patate che sono di Praiano. Lo possiamo dire, no? Ecco, sì, lo confermo pure qua. Patate, sì. Lo confermano. Patate del giardino. Davvero? Allora, abbiamo uno dei maggiori critici gastronomici, giornalisti. Tu sei indipendente, sono di Praiano, sì o no? Sono di Praiano. Sono di Praiano. E questo? Come? Alfonso, i totani venivano pescati qua. Come? Assai per è un piatto praianese. È un piatto praianese. Ma è un piatto della cucina, in ogni caso, della costiera. Perché unisce costiera. Due cose, unisce le verdure con il pesce. Esattamente. Esatto. Ma allora era un'esigenza, nel senso che c'avevano le patate nel giardino e i totani pescavano qua. Quello c'avevano e quello facevano. Tutta questa è la cultura. Come le cucinate queste delle patate? Quelli qua che abbiamo, che assaggiamo, come le cucinate? Semplice, la mia cucina è tutto semplice, con materie. Questi totani e patate come fanno? Questi totani e patate, sempre aglio, olio, peperoncino, totani. Quando i totani lasciano quel russo, ci vanno le patate. E si dice che il totano si innamora della patata. Che si unisce. A Praiano il totano si innamora della patata. Il totano si innamora della patata. È meglio di così, è la verità. È la verità, ok. Ma quanto devono cuocere? Hai visto? Le patate devono cuocere il giusto. Non troppo. Ma devono essere morte. Sì. Non sparinato. No, ecco, andiamo nel tecnico, abbiamo detto che è un grande giornalista. Sì. Complimenti.